Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Abbiamo ripercorso con un lungo ciclo di video l'epopea delle meteore e dei bidoni della Serie A. Stranieri che non sono riusciti a fare la differenza, in alcuni casi dando vita a vere e proprie esperienze tragicomiche. Abbiamo però anche iniziato a ricordare quei calciatori stranieri che, soprattutto all'epoca dell'invasione degli anni 80, hanno lasciato un segno indelebile in piazze che rappresentano il nobile calcio di provincia della Serie A, in quegli anni immediatamente identificabili nei volti di quei campioni venuti da lontano per venire a giocare sì in Italia, ma fuori dal calcio delle grandi metropoli. Ecco il secondo capitolo di Stranieri di provincia, storie e volti iconici del calcio anni 80. Juary. Dall'Avellino all'Inter, dall'Ascoli alla Coppa dei Campioni con il Porto, passando per la Cremonese. La storia di Juary Jorge dos Santos, figlio, potrebbe riempire la sceneggiatura di un film, avendo toccato tutte le sfaccettature della carriera di un calciatore professionista. A portarlo in Italia dal Messico, dove era finito a giocare dopo i primi anni in Brasile al Santos, fu il presidente dell'Avellino, Sibilia, che raccolse l'assist del tecnico Luis Vinicio, facendo superare i dubbi su un fisico considerato troppo minuto. Tra il 1980 e il 1982 Juary diventa un idolo dei tifosi irpini, un attaccante fantasioso capace di giocare col sorriso e di portare allegria sugli spalti anche grazie alla sua indimenticabile danza della bandierina dopo ogni gol. Ad Avellino ne segnerà 13 in due stagioni, segnate da memorabili salvezze, togliendosi anche lo sfizio di essere in Coppa Italia il primo marcatore straniero dopo la riapertura delle frontiere, segnando quello che lui definì il suo gol più bello in carriera. Nel 1982 passa all'Inter, che vorrebbe usarlo come pedina di scambio, girandolo al Cesena per Schachner. L'affare però salterà, in nerazzurro avrà spazi limitati, segnando solo due gol. Andrà meglio all'Ascoli l'anno successivo, poi la stagione a Cremona che sembra far calare il sipario sugli anni migliori della sua carriera. I tifosi italiani così strabuzzeranno gli occhi quando nel 1987 vedranno un volto assai familiare segnare nella finale di Coppa dei Campioni Porto-Bayern Monaco. La rete che regalerà il trofeo ai lusitani dopo il gol di tacco dell'algerino Majer. È proprio Juary che segnerà il gol più importante della sua carriera, non il più bello, che resterà sempre per lui quello in un pigro pomeriggio dell'agosto 1980. Dirceu. Campione dentro e fuori dal campo, il brasiliano arriva in Italia nel 1982 dopo aver giocato, seppur da riserva, l'iconico mondiale spagnolo con la Selección. A Verona si fa apprezzare confermando il suo soprannome, la formica, per la sua capacità di coprire instancabilmente ogni zona del centrocampo. Specialista dei calci di punizione, passa al Napoli, dove vive però una stagione travagliata. I partenopei strappano la salvezza e cambiano passo con l'arrivo di Maradona. Dirceu viene tagliato e riprende a giocare solo a novembre, ingaggiato dall'Ascoli nel mercato di riparazione, ma col presidente Costantino Rozzi non sboccia il feeling. La musica cambierà a Como, dove i tifosi lariani ne apprezzano la classe, soprattutto ad Avellino, dove nella stagione 1986-87 Dirceu regala grandi numeri e ben 6 gol, intenzionato a chiudere la carriera in Brasile. L'Italia e soprattutto il calcio di provincia gli rimasero nel cuore, a tal punto da farlo tornare in Campania, ad Eboli, dove decide poi di stabilirsi. Il finale della sua storia è però tragico. Nel 1995, mentre in compagnia di un amico italiano, Dirceu ha un incidente d'auto e non sopravvive allo schianto, morendo a Rio de Janeiro all'età di 43 anni. Per commemorarlo, la città di Eboli nel 2001 gli ha intitolato il nuovo stadio comunale. Zliskovic. Bosniaco di Mostar, Galeone lo porta a Pescara a 28 anni, dopo averlo visto giocare in un Marsiglia ricco di talento, dove probabilmente sarebbe stato l'ultimo calciatore da ingaggiare. Zliskovic l'ha sempre spiegato.
Mi piacevano tutte le cose che piacevano anche ai miei coetanei, nulla di strano. Il problema è che io ero un calciatore professionista, loro no. E dunque donne, alcol, sigarette senza moderazione potevano lasciare il segno. Come quella volta che per nascondere una sigaretta a Petar Nandoveza, leggendario allenatore dell'Hajduk Spalato, se la mise in tasca vedendo la stoffa prendere fuoco impassibilmente finché il mister non girò le spalle. Le chiacchierate sul lungomare di Pescara col tecnico si accompagnavano a molte libere uscite che ne limitavano il rendimento, ma il gioco valse sempre la candela. 8 gol in Serie A, 5 in Coppa Italia e tante magie dal tunnel a Bruno Conti, non proprio uno qualsiasi, al gol nella storica vittoria pescarese in casa dell'Inter alla prima di campionato. Il Pescara otterrà una memorabile salvezza ma non riuscirà a riscattarlo, Zlišković tornerà in Francia, ma com'è quella storia che certi amori non finiscono, eccetera eccetera? Blaž il bosniaco nel 1992 è ancora a Pescara, ancora in Serie A, ancora con Galeone, ma stavolta le cose vanno male, il suo stile di vita accoppiato all'età che avanza non è più compatibile con il calcio moderno. Lui non ha mai fatto una piega. Frequentare i migliori ristoranti e dopo cena i peggiori bar è una strategia che mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. E a chi l'ha rimproverato di indolenza ha sempre risposto: io facevo il giusto con quello che guadagnano i calciatori oggi, dovrebbero tirare i calci d'angolo e andare in area a fare gol tutto da soli. De Zotti. Quando nel 1989 il campionato finisce a giugno inoltrato, i tifosi della Lazio non hanno troppi problemi a pensare di dover salutare l'attaccante arrivato da Córdoba, Argentina. Al contrario dell'uruguaggio Rubén Sosa, De Zotti ha fatto enorme fatica ad adattarsi al calcio italiano, con diverse occasioni perdute come il gol sbagliato nel derby che pure, grazie a Paolo Di Canio, riportò la parte biancazzurra della città ad esultare dopo un lunghissimo digiuno. Il gol pesante arriva alla penultima contro la Sampdoria, vale la salvezza, ma è solo il terzo segnato in una estenuante maratona. Passa alla Cremonese, in panchina da Materazzi si trova sotto la guida di Burnić. Stessa filosofia, risultati diametralmente diversi. De Zotti ne segnerà 13, pur non evitando la retrocessione grigiorossa, infilando la Lazio sia all'andata sia al ritorno. E il Narigon Bilardo lo vuole al Mondiale italiano, ormai si è adattato benissimo e De Zotti sarà in campo anche nella finale, persa col rigore contestatissimo trasformato da Breme. Alla Cremonese però continua a segnare anche in Serie B, alternandosi fino al 1994 tra la cadetteria e la massima serie, e arrivando a segnare 51 gol in campionato con i grigiorossi. Mai arrende. È proprio il caso di dirlo. Barbas e Pasculli. Rigorosamente in coppia, visto che i due argentini hanno fatto la storia del Lecce anni 80. Juan Barbas, centrocampista brevilineo, arriva dal Real Saragozza già rodato per il calcio europeo. Pedro Pablo Pasculli viene preso invece direttamente dall'Argentina, dall'Argentinos Juniors. Il presidente del Lecce, Franco Iurlano, il direttore sportivo Mimmo Cataldo, il gatto e la volpe capaci di portare per la prima volta il Salento in Serie A, li prendono con gran convinzione nonostante un impatto disastroso per il Lecce nella massima serie. Barbas e Pasculli segnano rispettivamente 4 e 8 gol e riescono a ben figurare nel loro primo campionato, col primo che segna anche la doppietta, che fa saltare la Serie A il 20 aprile 1986 contro la Roma. Barbas non va al mondiale messicano, Pasculli sì e sarà anche decisivo con il gol negli ottavi di finale contro l'Uruguay, che apre la strada alla sfida con l'Inghilterra e alla mano de Dios. L'Argentina sarà poi campione del mondo. I due però restano a Lecce e lavorano alla risalita del club in Serie A, dove lo spessore è del tutto diverso. Sotto la guida di Carletto Mazzone la squadra si salva brillantemente, la coppia però si separa nel 1990, con Barbas tagliato da Boniek con grande rammarico del centrocampista, e anche il Lecce retrocederà, probabilmente non per caso. E tu, ricordi altri stranieri di provincia meritevoli di essere menzionati? Scrivi le tue segnalazioni nei commenti e questo video potrebbe aver presto un terzo capitolo. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!